Che casino c'è mia? Però io non voglio dare espressione a nessuno, perché voglio dire il mio pensiero, perché è da crisi, ormai è dibattuta tutti i giorni, ogni mattina c'è il televisore, è diventato ormai un funerale. La situazione che stiamo vivendo sta vivendo tutti in prima persona, e devo dire che è sempre più difficile lavorare in mondo di questa trama. Io fortunatamente sono un'azienda leggera, lavora su internet, quindi si può lavorare ovviamente da casa, da remoto, e ciò che è una fortuna di creare e condividere le risorse con delle persone che in questa maniera vogliono lavorare insieme per una volta di portare qualcosa a casa e mantenere poche famiglie. Ti devo dire che è difficilissimo. E cioè, purtroppo se non lavoro nel privato, e chi lavora nel privato, chi lavora nell'impresa, la crisi la perde da me. Siamo veramente in una situazione difficile. Però io ritengo che questa situazione è difficile, dovuta dal sistema finanziario che l'America, avendo dato reddito a tutti, soldi a tutti, come in Italia il sistema bancario non ha fatto. Questa crisi sicuramente è una finanziaria. Perché? Perché con l'effetto dell'euro tutti noi italiani ci siamo trovati in meno possibilità che abbiamo fatto. Mi fa venire io che ormai non manca il tu stai da chiamare una mezz'ora, se non sei rispetto sono tutti. Sto morando, tu scusa, ma tu per pazienza, siccome tu inventi sempre tutti, quando si fa adesso, io fa un completo, mi scuso, però no, no, non ho voluta, te la fanno una valuta a te. La media devi non avanzare su. Sì, devi dovrei lasciare di prima. Il sistema bancario americano ha messo in crisi il mondo. Questo è il punto, ha un egoismo sdrenato che se dove ha fatto tutti i soldi, invece di investire nell'impresa e nel lavoro, ci siamo trovati a pensare, la gente pensava che investendo i soldi, magari sai, ci sono poveri e chi doveva fare l'impresa non c'era soldi per lavorare. Quindi sotto questo aspetto la media ha fallito, ha messo in difficoltà tutti i soldi. Questo è il mio credo, c'è nulla da dire. Questo è una crisi, è una crisi profonda. Hanno esportato, è stato esportato anche in Italia, c'è chi diceva che la gente si doveva debitare con gli americani, perché gli americani erano già impegnati i prossimi 6 anni di debiti, e avevano già cominciato il credito del consumo d'Italia a comprare le macchine di una 3,4,5, che ha comprato le macchine in quegli anni lì, anche più lunga di quella che aveva, si era già impegnata. Cambia l'effetto dell'euro, il potere di spesa di un nemico, si molti non sapevano, si sono trovati e ci di più. Il problema di fondo è la solidarietà, che la gente ora gli manca soldi. Gli manca soldi, non c'ha più soldi, perché se è diviato la rata di e gli era un po' complicato. La rata della nuova, la rata della matrice, poi i mesi sono finiti, arrivano. Quindi una società basata sul consumo, che poi il consumo se la piace. Non mi balla niente. Si è fermato tutto, no? Si è fermato tutto. Quindi la gente non vende più soldi, le produzioni si fermano, non c'è più alternativi e tutto si cambia. Fortunatamente il sistema bancario italiano, che se ne dica criticato, che si dirà delle centri del coefficiente dall'altra parte, ha avuto meno premi degli altri. Quando Berlusconi ha fatto una legge per salvare le banche che andassero in difficoltà, però questa ancora non c'è notizia di questo, c'è chi dice che ci sarà una banca e scomparirà, speriamo di no. Comunque, di fatto, diciamo alla fine, l'Italia è la più presente in mondo, alla fine il sistema bancario è il meglio. Tra tutti i risultati difficili, tra tutti i mondo, perché in Germania le banche sapendo, sono state statalizzate tutte, in America sono statalizzate, in Francia uguale, quindi a questo punto si deve dire che il nostro sistema bancario ha re. Poi il problema che ora ci sarebbe che il gasolio sarebbe tornato a livello ottimale, si va a fare la spesa su 700 prodotti a marchio senza valore pubblicità, c'è il 100% di sconti, quindi è arrivata anche a fare la spesa, perché io fa la spesa ci può fare e il carrello ce l'ho e lo vedo. Effettivamente prima spendevo 150, ora 70 si fa anche ai supermercati, la cifra maiuscola è quella più finale, senza fare pubblicità. Si va a comprare, ora ci sono prezzi alle grandi 50%, 70%, ma quanti ce l'hanno presi? Purtroppo l'euro in qualche maniera ci ha aiutato, ma dall'altra parte le grandi distribuzioni hanno fatto i rapporti al lavoro, l'hanno fatto le distribuzioni, l'hanno fatto i ristoranti, l'hanno fatto le pizzerie e ahimè purtroppo io ero in media a tavola di un'altra
tirarci fortunatamente uno fatto mai grandi cose, se c'è stato un mio, e ora ritrovo la linea. Meno preoccupato, io la macchina, ma c'è stato un di quelli che hanno la parte di quella macchina, non l'ha sopportato, perché in quel momento ha fatto delle rate strepitose, hanno pagato degli interessi strepitosi, perché si incentiva la consumazione, tanto tra i non ce n'è, poi la gente si è buttata contro la casa è prestata a 400.000 euro, sempre più gente si è trovato il mutuo a 200 euro, a 1.400 euro, cioè si parla di gente, non è fisica, si parla di economia. Purtroppo la massa di India che fa l'economia siamo noi. Se la massa non si muove si perde il mondo. Quindi quando dicevano i vecchi industriali che in qualche maniera la ricchezza va distribuita perché faccia la comunità, purtroppo è passato perché è subentrato l'egoismo, tutti vogliono fare quattrini, poi l'ultima fregatura è stata la borsa. Purtroppo la gente vuole risparmiare perché voleva raddoppiare i tassi, le banche non ce l'hanno più, hanno portato i soldi in borsa e ci hanno finito anche quelli. A me no. Quindi purtroppo la crisi ha colpito tutti. I consumi si sono abbassati e pertanto gli ordinati viene ripreso ci sono più. Poi tornando all'intervento del sindaco, che ha citato crisi, ha citato settori in crisi come la ceramica, il vetro, mamma mia, ormai era agonizzante da tempo, ormai ne erano rimasto ultime due, l'unico settore vanta bene che è Petrocapo della Zignaco, che è prima si manda del vivo di cui sono stato indipendente per 4 anni. Responsabile del progetto della società, come diceva la famiglia del primo. Devo dire che già a quel tempo un'azienda, una famiglia aveva stimato 100 miliardi di patrimonio in un mercato nazionale di grandi competitori in 3 mesi, non fece quasi chiudo, perché del primo non voleva associarsi a nessuno, vedo in vecchia maniera, che portava a me e in 3 mesi a terra. Però, ahimè, la famiglia del primo i debiti aveva come proprio patrimonio è stato tutti e nessuno le ha venduto. Questo è un fatto positivo. Però purtroppo i settori nascono, i settori nascono e muoiono e quando si va a parlare di industria manifatturiera, in Italia oggi non può essere più competitiva se non va a fare un prodotto a valore, cioè un prodotto importante. Da Parenzi non è per nulla, le aziende di marchio non stanno andando bene, oggi una grande azienda del settore nuovo ha fatto banca. Quindi i problemi ci hanno veramente non risparmio più nessuno, neanche il GA, che sembrava l'uomo che faceva un peggio da sé, anche lui si trova più. Quella che si vendeva per reggio. Sono d'accordo che bisogna sostenere aveva più firma, visto, viene. Il problema più grosso in questo momento qui che registro, essendo più giorni il presidente dell'impresa, è il mondo bancario perché purtroppo, nonostante delle assicurazioni delle politiche governative a sostegno delle banche che si possono ritornare, sarebbero salvate in qualche maniera con le garanzie dello Stato, lo sta facendo, praticamente si stanno tutti in ritirando, lo stanno facendo più nulla. La piccola impresa veramente